in precedenza sollevato il problema di una discussione sulle candidature, cosa che non c'è stata. Abbiamo detto, con una risoluzione votata all'unanimità, abbiamo un direttivo di 28 persone, di 5, insomma, che attenendoci all'indicazione della direzione non avremmo votato candidati che avevano avuto nel passato responsabilità politiche, perché non siamo giudici, certo, diretti con questa vicenda. Perché vorrei ricordare, l'abbiamo anche scritto nella lettera, che per noi fare la campagna elettorale lì è una cosa drammatica. Una cosa drammatica, perché la prima cosa che ti dicono, mentre tu stai a spiegare per due ore questo problema, il tuo partito poi... Allora, tu non puoi parlare, non puoi dargli la ragione. Quindi noi abbiamo fatto questa dichiarazione. Allora, un invito ai... chi ci sta qua nel direttivo provinciale? A sentire anche questa voce, insomma. Va bene. Grazie veramente, grazie a, diciamo intanto a chi è intervenuto con gli interventi, diciamo così, che insomma penso che anche l'intervento di Marinella finale so che ha comunque ricalcato alcuni aspetti che anche Giapino aveva affrontato proprio in apertura, forse l'intervento che magari dovuto fare più cinzia. Cioè questo concetto poi alla fine che tutto torna sulle persone, no? Cioè, qui noi stiamo parlando di tante cose, ma siamo persone, persone che difendono la dignità del lavoratore, la dignità della loro storia, la dignità della loro terra, la dignità del loro desiderio, investimento e progetto di fare della loro terra una cosa nuova rispetto a tutto quello che è successo, e anche persone che si trovano coinvolte, perché questo non ce lo dobbiamo poi alla fine scordare, anche nella responsabilità penale, perché la responsabilità penale, al di là di quella politica su cui, come dice giustamente Mauro, bisogna discutere per quello che ci riguarda, non è di una comunità la responsabilità penale. La responsabilità penale è personale, è individuale. E quindi anche riaprire bene la rende dell'informazione su, non con le gogne naturalmente, ma però su chi sono queste realmente le persone diciamo che hanno questi capi, che hanno questi capi di imputazione e quali capi di imputazione hanno. Grazie anche ai ragazzi che piano piano diciamo sono sciamati via, però insomma alla fine grazie anche a loro che tengono per essere esatti. Ricordiamo queste 10:30 di oggi stasera. Comunque grazie a tutti.